William Turner, da allievo della Royal Academy di Londra, a 14 anni, si dedicò all'acquerello e all'incisione. Poi, a partire dal 1796, si lanciò sulla pittura a olio, ottenendo un notevole successo. Fu uno dei pittori più prolifici del suo tempo e viaggiò moltissimo, sia in Inghilterra, Scozia e Irlanda, sia nel continente europeo. Decisivo per il suo percorso artistico fu un primo soggiorno a Parigi nel 1802, dove al Louvre ebbe la possibilità di osservare da vicino gli antichi maestri, che ebbero una forte influenza sul suo stile. Lo studio di questi modelli lo portò a mettere la luce al centro dell'atmosfera dei suoi quadri, un processo di evoluzione che giunse al termine con due soggiorni dell'artista in Italia, nel 1819 e nel 1829. I suoi acquerelli e schizzi a olio, che sembrano opere dipinte di getto, ricordano in parte lo stile e il realismo dei quadri di Constable. Ma diversamente da lui, Turner vedeva nella pittura un mezzo per giungere a una personale interpretazione del mondo. La maggior parte dei quadri di Turner è permeata da un forte significato simbolico. Essi svolgono la funzione di illustrare il destino dell'uomo e il percorso della storia. Turner aveva un interesse del tutto particolare per le forze della natura. Nelle sue rappresentazioni romantiche di naufragi e altri drammatici eventi naturali si mescolano realtà e fantasia, mentre il colore diventa progressivamente metafora del ciclo delle forze naturali. L'opera che vi propongo qui si chiama Pace, esequie in mare e venne realizzata in ricordo del pittore scozzese David Wilkie, morto a bordo di una nave a vapore il 1 giugno 1841 nei pressi di Gibilterra, di ritorno da un viaggio in Palestina. Per paura della peste che imperversava nel vicino Oriente, le autorità avevano ordinato la chiusura del porto e la salma di Wilkie dovette essere consegnata alle acque la sera stessa della sua morte. Questo evento costituì lo spunto per uno dei quadri più toccanti e riusciti di Turner. Alla luce visionaria che rischiara il cielo, accende riflessi sull'acqua e illumina la costa lontana, corrisponde in netto contrasto il profilo della nave nera e delle vele dipinte dello stesso colore. Come un simbolo apocalittico, la nave della morte avanza. Un lampo dorato squarcia il suo scafo imponente nel punto in cui, alla luce delle fiaccole, la salma di Wilkie viene consegnata ai flutti. Grazie al dissolversi delle forme e alla conseguente importanza che assunse il colore come valore indipendente, Turner può essere considerato un precursore dell'arte successiva e in particolare della pittura del XX secolo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!